Siamo con Piera Carlo Magno che sta per presentare il suo ultimo nato, è proprio il caso di dirlo perché è nato quell'estate, Ovunque andrò, Solferino Edizioni. Un libro che ha sicuramente la cifra della Carlo Magno, ma ha qualcosa anche in più. Non è solo un giallo, o meglio, c'è anche un po' questa aria misteriosa, ma c'è la Lucania, c'è Pechino, quindi la Cina, ci sono diciamo le origini, l'identità, e vuoi introdurci proprio tu in questa storia che è molto articolata, perché comunque è un memoir. Sì, è vero, hai detto bene, è comunque un memoir di base, perché non è chiaramente una biografia. Il memoir sono sprazzi di memoria in una storia, in una fiction, in una storia inventata, e questa è una storia familiare, una saga familiare che comincia agli inizi del Novecento e termina il libro una decina di anni fa, nel 2015, e parte dalla Lucania perché in realtà al centro della storia c'è una fabbrica, una conceria di pelli, quindi già il prodotto ci fa capire come sarà soggetta al cambiamento, no, dei tempi e della cultura, perché la pelle, il pellame, le pellicce, no, hanno subito un'evoluzione, hanno subito ovviamente un cambiamento di cultura e di atteggiamento nostro nei confronti di questo prodotto. Però la fabbrica è una fabbrica di famiglia nata in un paesino della Basilicata, si è sviluppata grazie ai familiari, alle persone della famiglia, è arrivata in Campania, poi a Solofra e a Napoli, poi addirittura entra nel mondo della globalizzazione, quindi arriviamo a Pechino. La storia è familiare, quindi c'è una famiglia molto articolata, anzi due famiglie che si uniscono in un matrimonio. Sono due famiglie molto diverse tra di loro, appartenenti a ceti sociali diversi, provenienti da storie diverse. In tutto entro una cornice noir. Questo è l'elemento per cui non sono riuscita completamente ad abbandonare il genere, perché c'è un'attesa, tutto viene raccontato in una notte che scandisce un po' i capitoli ora per ora durante la notte, viene raccontato in una notte di attesa in cui la protagonista, che è la voce narrante, attende una sentenza per omicidio. Infatti è molto particolare anche la suddivisione che hai fatto nel libro. Sono questi tre momenti in cui c'è poi un orario, l'orario che scorre fino ad arrivare poi alla soluzione, diciamo così, ma non diciamo assolutamente nulla. Una frase del libro mi ha colpito: il patrimonio sono le azioni che ci lascia chi viene prima di noi. In questa narrazione quanto è importante la storia familiare? Io ho ripensato un po' a quello che uno psicologo tanti anni fa disse e mi colpì: quando due persone si sposano, nel talamo si è in sei almeno. E in questa storia, leggendola, man mano che si dipana la vicenda e quindi si va a Pechino, si torna in Lucania, si enumerano tutte le figure di queste famiglie, si ha un po' questa sensazione. Quindi questo patrimonio quanto è importante nella vita dei protagonisti del libro, ma anche nella vita di noi tutti? È importantissimo, per me è un po' quello che cerco di raccontare in questo libro, perché anche io stessa l'ho recuperato, ho capito di doverlo recuperare ad un certo punto della mia vita, perché finché siamo giovani andiamo avanti così come se tutto dovesse essere eterno. Invece poi anche dal primo contatto che si ha con la morte di una persona cara, si capisce che le cose devono essere tenute in considerazione, devono essere valorizzate, devono essere portate avanti, e le azioni sarebbero la vita proprio. Al di là, il patrimonio non è soltanto anche gli oggetti, perché sono importanti, quelli ci collegano alle persone che non ci sono più, però le azioni che sono state compiute vanno portate avanti, o perlomeno io credo che in ogni famiglia ci sia qualcuno che ha questo desiderio di tenere insieme le fila di una famiglia e di portare avanti quello che sono stati i progetti, le idee, le ambizioni, i desideri di chi è venuto prima di lui. La sensazione che ho avuto leggendo la storia è che
l'autore, quindi tu avvertissi un'urgenza di comunicare, di condividere, di scrivere questa storia in particolare. Mi sbaglio? Perché proprio sì, io l'ho percepito chiaramente dalla prima parola fino all'ultima. Sì, è così. E anche se questa storia io ho cominciato a scriverla alcuni anni fa, e quindi poiché viene e poi non riuscivo a completarla perché avevo sempre qualcos'altro da scrivere, da consegnare, i gialli, però poi è diventata come un romanzo a strati, perché quando la riprendevo in base appunto a un'urgenza, a qualcos'altro che succedeva nella mia famiglia, qualcos'altro che ricordavo, qualcos'altro che mi faceva soffrire. Il progetto si è modificato nel corso delle varie stesure e forse si vede, no, nel racconto, perché racconta varie epoche, racconta varie famiglie, racconta... ho cercato poi di renderlo attraverso la voce narrante un'unica storia, però è proprio quell'equilibrio che bisogna mantenere nella scrittura tra ciò che hai bisogno di scrivere e invece la creatività, quindi il voler creare una storia, un romanzo, una fiction, una cosa non vera. La narratrice, diciamo così, in prima persona, Tania C. Il cognome dice chiaramente che non vuole condividerlo. Perché questa scelta? No, sono curiosa, sono domande più impegnate, più strutturate. Poi ci sono delle curiosità. Sì, perché anche questo, diciamo, è un elemento che fa capire che si tratta di un memoir, che è una storia sicuramente non vera, ma sicuramente tratta dalla realtà. Ecco, diciamo che la sintesi più semplice che si può fare è che io ho preso dei personaggi reali, ho preso delle persone reali, quindi mi sono ispirata a persone reali e le ho trasformate in personaggi. Certo, per la storia. Ci sono molti detti, citazioni lucani, molti luoghi. Cosa della Lucania non abbiamo ancora scoperto? Perché la Lucania è vicina alla Campania, la Basilicata è vicina, però comunque è distante. Lo sai, anch'io ho dei legami con la Lucania e l'ho scoperta e la sto scoprendo. È un mondo proprio completamente diverso. Tu che sicuramente rispetto a me hai un legame più forte e la conosci anche meglio, cosa secondo te non abbiamo ancora capito? Tra le tante cose, se è una cosa più che ti viene, la prima cosa che ti viene in mente, o la più importante secondo te? Che la Lucania non è assolutamente questa terra soltanto, questa terra arretrata, questa terra di contadini, questa terra di luoghi belli, ma è anche un luogo in cui ci sono vari momenti di attrazione da un punto di vista economico, cioè attira grandi interessi. In Lucania c'è il petrolio, in Lucania c'è il deposito delle scorie nucleari, ci sono le paleoliche, c'è cioè tanta terra che comunque attira l'attenzione da un punto di vista finanziario, internazionale. È una terra che ha anche una forte spinta innovativa, oltre ad essere una terra di tradizioni, quindi ha questa dicotomia, cioè tra la tradizione e la modernità, e quindi è una terra che riserva sorprese. La Cina, si vede che la conosci perché nel tuo percorso di studi sai il cinese e si percepisce anche questo, perché ero un autore, quando scrive un libro si documenta, però si vede che da parte tua c'è proprio un approfondimento, entri dentro, come se già fossi dentro a quella situazione, a quell'area. La Cina, perché hai voluto inserirla? Intanto ci ho sempre pensato, perché io appunto sono laureata in cinese, sono stata in Cina, ho vissuto in Cina per un po', e quindi però non avevo la storia giusta. Questa famiglia traghetta questa fabbrica nel mondo della globalizzazione.
globalizzazione è stata la storia giusta, e quindi la Cina che racconto è la Cina che conosco, perché racconto anche quella degli anni 90, che è la Cina che conosco. Poi mi documento sulla Cina attuale, sui cambiamenti e sul senso e il significato che ha nel mondo in questo momento. C'è anche la lingua cinese, no? Come c'è il dialetto lucano, il dialetto napoletano, c'è anche la lingua cinese, quindi mi sono divertita anche ad usare linguaggi diversi per ogni diversa storia. Ultimissima domanda, quanto ti sei anche divertita? Tu prima hai detto c'è molta emotività che mi appartiene in questa storia, però ho avuto anche un'altra impressione, che comunque ti sei sperimentata, e questa sperimentazione secondo me ti sei divertita anche a creare, o meglio, commistioni diverse di generi, perché come dicevamo prima non abbandoni completamente il noir, quest'area, però nello stesso tempo ti introduci anche in un romanzo vero e proprio, una saga familiare. E poi c'è anche un altro aspetto che ho trovato molto interessante, la cura dell'aspetto psicologico di tutti i personaggi, perché in effetti dal mio punto di vista, poi il lettore diventa un po' padrone del libro quando lo legge, c'è anche un thriller psicologico, perché alla fine i personaggi, senza rendersene conto, sono mossi da qualcosa che è legato al proprio interiore, alla propria psiche. Quindi quanto ti è piaciuto muoverti in questa nuova dimensione? Sì, spero che mi piaccia sempre di più, nel senso che scrivere deve essere anche liberarsi e sentirsi liberi di raccontare o di usare linguaggi diversi, o di raccontare un personaggio non solo, soprattutto facendolo muovere e compiere delle azioni che fanno capire al lettore chi è, ma anche appunto raccontando il perché è diventato così. Quindi sì, io mi diverto sempre quando scrivo a sperimentare tutte queste cose, cioè, provo sempre in ogni libro diverso a superare un ostacolo, a fare quello che non ho fatto secondo me del tutto in quello precedente. In questo chiaramente anche perché non avevo più la costrizione della trama gialla, che è quella che nel giallo ti tiene soprattutto attenta, no? Quindi costruire un giallo di seminari inizi, devi far tornare ogni cosa. Le regole sono molto più ferre. Certo, quindi hai meno spazio per questi altri elementi. Ebbene, in questo romanzo ho dato più. Ultimissima considerazione, anche se ho detto ultima domanda, mi è piaciuto moltissimo anche l'introduzione che usi, oltre la dedica a persone a te care, questa introduzione di Epitteto, che non è casuale, perché Epitteto è stato un filosofo greco particolare, era uno schiavo e aveva molta attenzione per la morale, la moralità nelle scelte che ciascuno di noi compie. E quindi hai studiato davvero, secondo me, tutti i particolari, perché si vede che è un lavoro emotivo che ti ha impegnato moltissimo, ma lo dico pubblicamente perché il libro a me è piaciuto molto e devo rileggerlo, perché merita una rilettura più attenta. Grazie Piera, se vuoi aggiungere qualcosa mi fa piacere. No, pensavo fosse una domanda su. Ah, assolutamente sì, non volevo trattenerti a lungo. Sì, ma è vero, perché ovunque andrò è presa da questa frase, e significa sia, io proprio brevemente, significa sia il desiderio di libertà di andare, perché ci sono tante case che imprigionano questa famiglia, e nello stesso tempo significa anche ovunque andrò resterò salda e attenta a quello che sono state le mie radici. Grazie, sei sempre gentilissima, e aspettiamo la presentazione, sono curiosa di ascoltare altre novità. Grazie.